Il chirurgo non è semplicemente colui che ripara ad arti i tessuti affidandosi unicamente alle proprie capacità e agli strumenti specifici messi a sua disposizione, ma è, prima di tutto, un professionista della salute, capace di scoprire le cause di determinati eventi patologici, cioè di fare diagnosi, e di scegliere tra i tanti l'intervento più adatto per quella determinata malattia. Tale preferenza deve esprimerla poi in relazione a quel tipo particolare di paziente, valutando il peso biologico dell'atto operatorio nei suoi confronti, e riducendolo al minimo. Quindi deve essere capace di realizzare concretamente il progetto di guarigione. Vediamo quindi la risposta endocrino-metabolica al trauma operatorio. Lo spiccato dinamismo macro e microscopico che caratterizza l'organismo umano, testimoniata dagli incessanti processi di immagazzinamento, trasferimento, replicazione, degradazione ed eliminazione, è reso possibile da un'impressionante rete interconnessa attraverso la quale viaggiano ad ogni istante messaggi chimici, meccanici ed elettrici in reciproco controllo. Ma nonostante queste modificazioni rinnovino in modo perpetuo organi, tessuti, cellule, molecole ed atomi, l'organismo umano rimane uguale a se stesso, anche a livello delle dimensioni cosciente. Questo è ciò che si intende per omeostasi, che corrisponde a uno stato di permanente equilibrio dinamico fra degradazione e sintesi, nascita e morte. L'intervento chirurgico e l'anestesia, benché condotti a regola d'arte, sconvolgono brutalmente questo equilibrio naturale, inducendo alterazioni metaboliche e funzionali mediate da riflessi endocrinici, o meglio, neuroendocrinici, e finalizzate attraverso la mobilizzazione dei substrati, gli aggiustamenti emodinamici e l'innesco dei sistemi di difesa umorali e cellulari al mantenimento delle funzioni vitali e alla messa in atto dei processi di riparazione. Nel divenire di questa complessa reazione, profondamente radicata nell'uomo così come in tutti i vertebrati superiori, si collocano da un lato gli stimoli adatti a scatenarla e dall'altro lato le risposte biologiche immediate e tardive con cui l'organismo ovviamente reagisce. Diversi elementi contribuiscono spesso in modo correlato e sequenziale a provocare la risposta endocrino-metabolica al trauma chirurgico. Il danno tessutale diretto, attraverso la stimolazione nervosa dovuta alla sezione cutanea, alle manipolazioni dei tessuti, agli strumenti, alle trazioni e alle allacciature, invia impulsi sensitivi e dolorosi al cervello, soprattutto all'ipotalamo, al talamo e alla corteccia, in modo proporzionale sia alla durata che all'entità dell'intervento e quindi dell'insulto aggressivo. La risposta consiste nell'immediata increzione di catecolamine, ACTH, ADH e di beta-endorfine. Dal campo operatorio si liberano sostanze inoltre derivanti dalla rottura delle membrane citoplasmatiche e dalla necrosi cellulare, quali istamina, chinine, serotonina, prostaglandine, trombassani, capaci di effetti sia locali che sistemici. Fra gli effetti locali abbiamo ovviamente la chemiotassi leucocitaria, l'essudazione, le microtrombosi. Per quanto riguarda gli effetti sistemici, riconosciamo la vasodilatazione, l'ipotensione, l'inotropismo negativo e l'ipercatabolismo. La riduzione della volemia, uno tra i più potenti effettori della risposta biologica al trauma, può essere causata da emorragia intraoperatoria, ridistribuzione del volume circolante o perdite di liquido meno appariscenti per sudazione ed evaporazione dal campo operatorio. L'ipovolemia è rapidamente percepita dai barocettori ad alta pressione, aortici e carotidei, e di bassa pressione, atrio destro, la cui attivazione promuove, per un effetto inibitorio, la liberazione centrale di CRF, ACTH, ADH, GH, beta-endorfine e periferica di catecolamine, cortisolo, renina, glucagone. L'ipoglicemia, invece, che immediatamente segue gli eventi traumatici, è rilevata dai ricettori ipotalamici, dal nucleo ventromediale e pancreatici, evocando una risposta iperincretoria di catecolamine, ACTH, cortisolo e glucagone, mentre l'increzione di insulina viene inibita. L'ipossia, se presente, è avvertita dai chemocettori del bulbo, del gluomo aortico e del gluomo carotideo e sollecita una risposta iperventilatoria,
Molti farmaci usati per l'induzione ed il mantenimento dell'anestesia possono esercitare effetti endocrini specifici, oltre a inibizione cardiocircolatoria, riduzione del ritorno venoso al cuore e depressione respiratoria ed immunitaria. Tra gli elementi psicologici primeggiano la paura della morte, della malattia, dell'anestesia e dell'aggressione chirurgica, l'isolamento dall'ambiente sociofamiliare, la riduzione del sonno e l'ansietà. Essi sono fattori di stress che tendono ad amplificare la reazione biologica al trauma, sia per attivazione diretta dei nocicettori del sistema nervoso centrale, sia per attivazione delle proiezioni del sistema limbico ai nuclei della base e alla corteccia frontoparietale. Se parliamo di risposta immediata, ci rivolgiamo alle modificazioni che seguono il trauma operatorio e che fanno parte di una risposta integrata in cui si osservano modificazioni neuroendocrine, metaboliche ed organiche. Le modificazioni neuroendocrine, sollecitate al dolore, dall'ipovolemia, dall'ipossia, dall'ipoglicemia e dalla paura, consistono in iperincrezione catecolaminica, adrenalina e noradrenalina, per attivazioni ipotalamica e surrenalica con effetti alfa e beta stimolanti. Quindi, aumento delle resistenze arteriolari, cutanee e muscolari, riduzione delle resistenze vascolari ai parenchimi nobili, incremento della frequenza cardiaca e della forza delle contrazioni. Inoltre, osserviamo pure l'iperventilazione polmonare. Abbiamo poi l'iperincrezione di corticosteroidi per intervento dell'asse ipotalamo-ipofisi via CRF-ACTH. A sua volta, l'ACTH stimola la secrezione di aldosterone e di ADH capaci di mantenere la volemia grazie rispettivamente ad un effetto renale di sodioritenzione e di idroritenzione. Abbiamo poi la liberazione ipofisaria di GH, attivata dal GHRF e dall'ACTH, oltre che dall'ADH, che si esprime in un potente effetto anabolico di sintesi proteica. Abbiamo l'inibizione della secrezione di insulina mediata alle catecolamine e dalla somatostatina, con blocco dei suoi effetti anabolici di sintesi di glicogeno, proteine e lipidi, le endorfine, specializzate nell'innalzare la soglia del dolore e nell'attivare il rilascio di catecolamine. La liberazione di eicosanoidi, che sono in pratica una classe eterogenea di sostanze a cui appartengono le prostaglandine, i trombassani, prostaciclina e i leucotrieni, e la reazione finale è scarsamente prevedibile per la molteplicità e l'opposizione degli effetti esercitati dalle singole molecole. Produzione di interleuchina 1, un modulatore della risposta immunitaria, che ovviamente provoca inoltre il rilascio delle proteine della fase acuta, quali aptoglobina, ceruloplasmina, fibrinogeno, antitripsina, proteina C reattiva e frazione del completamento, è una risposta ipertermica. Inibizione di rilascio di FSH e LH, con progressiva riduzione della libido nell'uomo e irregolarità mestruali fino alla gestazione nella donna. Poi ci sono le modificazioni metaboliche. Queste si riassumono in uno stato di ipercatabolismo glicidico, proteico e lipidico, con tendenza allo sfruttamento delle riserve interne per la produzione di energia. In altri termini, le scorte di glicogeno epatico e muscolare sono rapidamente bruciate sotto lo stimolo delle catecolamine e del glucagone. Glucagone non controbilanciato assolutamente dall'insulina. E contemporaneamente si assiste pure ad un'aumentata produzione epatica di glucosio, gluconeogenesi. L'inibita secrezione insulinica comporta una proteolisi muscolare dei tessuti connettivi con liberalizzazione di amminoacidi utilizzati per la glucogenesi epatica attivata dal cortisolo. Ciò spiega la riduzione delle masse muscolari, la fragilità vascolare per ridotta tenuta delle tonache muscolare e avventizi. L'osteoporosi da insufficienza osteoblastica, la ridotta capacità riparativa e cicatriziale, con particolare timore per le ferite e le anastomosi digestive, la riduzione delle difese immunitarie, l'ipolbulimia e la negativizzazione del bilancio azotato. Il tessuto adiposo rappresenta la maggior fonte di energia disponibile. La lipomobilizzazione comporta la scissione dei trigliceridi in acidi grassi e glicerolo rispettivamente utilizzati per la produzione di energia e per la glucogenesi. Le modificazioni organiche riguardano soprattutto i sistemi vitali. Di fatto la funzione cardiovascolare si altera per incremento della gettata cardiaca e della frequenza, mentre il circolo periferico si contrae per il mantenimento della volemia.
La funzione renale subisce una riduzione mediata dall'ipovolemia, dall'iperperfusione dei reni e dalle secrezioni di aldosterone e di ADH. La diminuizione del volume di filtrato glomerulare si manifesta come oliguria. Superata la fase acuta, si parla di risposta tardiva. Questa dura negli interventi non complicati da poche ore a 5-8 giorni e si assiste al graduale ripristino dell'equilibrio endocrino-metabolico ed emodinamico. Un suo ritardo, anche di settimane, si verifica di fronte a complicazioni severe, soprattutto settiche, a interventi pesantemente demolitivi e a politraumatismi. In questa fase, superato il punto di ritorno, si osservano la normalizzazione delle funzioni cardiaca, renale e respiratorie, la ricomparsa della peristalsi intestinale, il recupero dell'appetito ed il ritorno del soggetto alle normali occupazioni. Questa fase di spettacolare ritorno alla vita si caratterizza sul piano biologico e biochimico per la riduzione della perdita urinaria di azoto. In un periodo ancora successivo, di convalescenza, il paziente comincia a dimenticare l'esperienza biologica del trauma operatorio e, rientrato a domicilio, riprende la normale vita familiare, sessuale e relazionale. L'appetito torna al livello del periodo preoperatorio, il peso corporeo comincia ad aumentare, il metabolismo azotato si positivizza ed il soggetto riprende pieno possesso della propria identità psicofisica. Quindi possiamo commentare che la natura ha conferito alla materia vivente la capacità di riparare i danni biologici, contrapponendovi una complessa ed articolata risposta endocrino-metabolica emodinamica finalizzata alla conservazione dal ripristino dell'omeostasi individuale. È chiaro che questa capacità, che esprime il senso della legge evoluzionistica, che vuole la salvezza del più forte a scapito di chi è più debole, premia coloro che manifestano una più qualificata competenza e una maggiore flessibilità della risposta biologica al trauma, ma non protegge gli organismi fragili, quelli malati e quelli senescenti. È proprio all'interno di questa visione che si deve collocare il ruolo clinico del chirurgo nel valutare compiutamente, con l'aiuto dell'esperienza e della strumentazione, la capacità che ha un soggetto di reagire all'intervento chirurgico e nell'anticipare un giudizio complessivo ed equilibrato sull'entità del rischio cui quel particolare soggetto sarà esposto.